Buongiorno a tutti, intanto vi porto i saluti del nostro sindaco che oggi non è qua presente perché ha un corso a Roma, quindi vi ringrazio tutte le partecipanti a questa seconda edizione del concorso della narrativa in breve. Quindi iniziamo con, c'è qua con me la dottoressa Massazza, che è una delle rappresentanti della giuria che hanno selezionato quindi i racconti, la signora Alberta Massari, che conoscete tutti, dell'ufficio cultura, c'era il sindaco che era un altro partecipante della giuria che ha scelto anche lui i racconti, e la dottoressa Di Noia, che però oggi non è presente, o almeno che ci raggiungerà nel brevissimo. Quindi iniziamo con... Allora, i racconti che sono stati presentati sono 16. 16. Aspettate, perché... No, quello che... Sì, quello che c'è, come sono stati composti. Scusate, sto improvvisando. Era nel sacchetto. Allora, vabbè, qua mi aiuta Alberta, visto che è quello che poi ha seguito tutto. Quindi 16 in totale sono i racconti. Le donne che hanno partecipanti vanno da un'età dei 13 anni ai 70 anni, quindi una fascia molto ampia. E questa mattina io ho letto tutti i racconti perché l'altro ieri mi hanno detto che dovevo essere qua a presenziare come amministrazione, e devo dire che personalmente mi sono un po' ritrovata un pezzettino in ogni racconto. Forse, ecco, non potevo immedesimarmi in quelle donne che hanno vissuto un qualcosa che fortunatamente ho vissuto non in prima persona, quindi quello è stato forse la cosa, l'attimo che mi diversificava. In altre situazioni mi ritrovo pienamente, quanto sono donna, mamma, nonna, e quindi mi ci sono ritrovata. Sono veramente tutti molto belli, in poche parole siete riusciti a racchiudere quello che è essenzialmente noi donne. Quindi la nostra vita giornaliera, quello che facciamo per i nostri figli, quello che facciamo per i nostri mariti, ed è stato veramente emozionante ritrovarmi in questo. Adesso smetto perché sennò mi commuovo, e quindi passiamo alle... Ecco, allora, Alberto giustamente mi suggerisce che a tutte le partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione con il libretto della raccolta di tutti i vostri racconti. E anzi, spero che ce ne sia qualcuno più che così, ecco, qualcuno che vuole approfittare lo faccia veramente, perché sono veramente interessanti. Quindi vado con i nominativi. Vado sempre io, ma allora che non hai parlato. Esatto. Allora, adesso chiaramente vi chiamiamo tutte. Esatto, quindi partiamo da Mariangela Calantroni con il suo racconto Dar da mangiare agli affamati. Poi Gorla Ernestina con la battaglia dei 28 giorni. Lo Russo Vita, Rita con Vita. Piani Rita con Essenziale. Pani. Patrizi Rosa, i frutti del mio albero.
Allora, Vittoria, tutto iniziò per gioco. Pica Ornella, io che siamo noi. Pipesti Ornella, un compleanno indimenticabile. Staffini Tersilla, nessun rimpianto. Non è stato semplice scegliere, diciamo, i punteggi da attribuire ai vari racconti, perché come diceva l'assessore, ogni storia per ragioni diverse portava emozioni, esperienze che hanno un po' colpito ciascuno di noi, tre della commissione. Quindi è giusto che venga dato un riconoscimento a tutti per testimoniare proprio anche il coraggio di saper esprimere un po' i propri sentimenti. E quindi davvero un complimenti a tutte. Poi, come dire, è chiaro che una scelta l'abbiamo un po' dovuto fare, abbiamo cercato anche un po' di motivarla. Quindi sono state, scusate perché appunto la vista non mi aiuta, sono state attribuite delle menzioni speciali per l'espressione chiara di alcuni aspetti legati all'essere donna, al racconto Io sono donna di Patrizia Bernardo. Una menzione speciale per il racconto Il Marchio, per aver affrontato un tema delicato e attuale, a Silvia Sogno. Poi una menzione speciale per il racconto La depressione, la mia canzone, una vita nuova e per sempre, per il coraggio di saper affrontare e raccontare le proprie difficoltà, Barbara Giudice. Allora, le menzioni speciali, se volete leggere il vostro racconto. Va bene. Va bene, così diventa un po' un momento di condivisione. Patrizia Bernardo. Guardate se non è alfabetico, mi dicono. E qui va. Io sono donna, sono il sesso debole perché ho la sensibilità e l'educazione che non mi fanno prevaricare sugli altri. Sono donna tutti i giorni, quando indosso un abito corto e quando indosso giacca e cravatta per andare al lavoro. Sono pubblico ufficiale, donna, sono il capo, ma chissà perché quando mi vedono mi chiedono di parlare con chi comanda. Sarà colpa del mio sorriso. Sono donna quando preparo una torta per mio marito, quando accompagno mia mamma all'ennesima visita per quel brutto nodulo o per quell'artrosi che la fa zoppicare. Anche mia mamma è donna. Era donna in collegio, a casa con i suoi fratelli e a casa con i suoi figli. Era donna anche sua mamma, che è morta per un tumore all'utero, lasciandola da sola e mia mamma di tre bambini. Sono donna sempre, quando non ho voglia di lavare i capelli, quando bianco casa e quando faccio la spesa. Sono donna quando coccolo il mio gatto, quando vado a comprare i sacchi enormi e pesantissimi di sabbietta e quando lo spazzolo sul divano. Sono donna quando ballo da sola, quando sorrido mentre piango lento. Sono donna, non posso permettermi di essere debole, devo essere bella, solare e sensibile.
Essere donna non è indossare un grembiule e una bandana e portare le ciabatte al marito. Essere donna è preparare la cena dopo una giornata di lavoro pesante tanto quanto quella di tuo marito. Non perché lui sia uomo capace di cucinare, ma perché la donna sei tu. Solo tu hai la forza di non trasmettere la stanchezza, i brutti momenti, il buio che hai dentro. Sei donna e sei abbastanza forte da poter far stare bene gli altri anche quando sei morta dentro. Vecchio, diranno che sei vecchio e tutta la tua rabbia sale su. È così che vorrei iniziare il mio racconto, citando questo verso di Renato Zero. Novembre 2018, ricevo le date per rappresentare come promoter una famosa azienda produttrice di caffè. Ringrazio e confermo come al solito la mia disponibilità. Dopo qualche giorno ricevo il contratto che dovrò restituire firmato. Tranquilla, ma non troppo, visto l'incertezza del lavoro. Passano i giorni e da parte dell'agenzia ricevo un messaggio telefonico dove chiedono una mia foto per intero, la più bella che ho. Invio quella che in questi casi è sempre andata bene, ma... Dopo qualche giorno Roberta mi scrive che l'azienda vuole ringiovanire il marchio, per cui sono tagliata fuori. È stato davvero discriminatorio da parte loro. Ma a 45 anni sei vecchia per il mondo del lavoro e nonostante tu possa riscattarti, avendo cura della tua persona e il tuo fisico, non hai alcuna possibilità se gli altri mettono davanti alla professionalità la bellezza dei vent'anni, non tenendo conto del lavoro pregresso e dei risultati ottenuti. Ti rimane solo la soddisfazione di essere stata capace di interloquire con i clienti e creare un rapporto di fiducia. È stata dura, lo ammetto, però dopo un'attenta valutazione ho mandato a puntini puntini le varie agenzie di promozione, scusate il linguaggio, e mi sono detta che nulla è perduto. Ho dalla mia 3 anni di corso di taglio e cucito, produco bigiotteria che vendo, perciò mi dico che sono in gamba. Mi guardo allo specchio e mi piaccio col mio corpo cambiato di donna, che a parere del sarto che insegna è ancora armonioso. Sono sempre e comunque essenzialmente io. Il titolo è La depressione, la mia canzone, una vita nuova, ora e per sempre. A volte non è facile raccontarsi, questo è un messaggio. Si sente. La depressione è la mia canzone, una vita nuova, ora e per sempre. A volte non è facile raccontarsi, questo è il mio messaggio roccia, questa è la mia vita eterna. Tutto è inizio a scuola, i miei compagni mi prendevano sempre in giro. Svegliati. Tutti i giorni andavo a scuola, sentivo il peso dei miei libri nel mio zaino. Tutti i giorni la stessa routine, non ero costante negli studi, ero sociale e introversa. Tutti ridevano di me, ma nessuno capiva cosa mi portavo dentro. La depressione, la mia canzone. Questa canzone del mio malessere romano incendiò la mia vita. I miei genitori non volevano che lo sapessero. Finita la scuola, quinto anno, mi diplomai, stetti male. Fu così che non mi nascosi più dai miei genitori per paura. Mia sorella ebbe la vita spezzata e restò con me per me, rinunciando al suo avvenire. Lei non sapeva, era l'unica canzone che mi era rimasta. Le voglio un bene forte. Oggi, grazie a tutti coloro che mi hanno aiutata, sono stabile. La mia famiglia è stata, ha sofferto molto per starmi dietro e portarmi a questi livelli. Ho ritrovato me stessa, adesso sono io. Io e la mia nuova canzone vita. Un figlio desiderato, un figlio lontano. Adesso cammino per le strade di San Giuliano Milanese e condivido poesia umana. Una vita nuova, ora e per sempre. Appoggio il mio vecchio quadro sull'asfalto e vado via, nuda, io sempre. Vedere nero mi reggeva in piedi, senile e pietrificata. Dopo anni malati e prigionieri, arrivò la grazia.
Allora, noi adesso come associazione CRAL, direttivo del Comune di San Giuliano Milanese, vogliamo fare una menzione speciale in ricordo della nostra carissima amica e collega Anna Ficini. Il direttivo CRAL l'ha molto voluta e pensata questa cosa, proprio in ricordo di Anna, donna eclettica, volitiva, appassionata e creativa, amante dell'arte nelle sue varie forme espressive. Lei stessa amava scrivere, passione che l'ha sempre accompagnata fin dalla sua gioventù e che lo scorso anno le ha fatto vincere anche una menzione speciale, proprio partecipando a questo concorso l'anno scorso. Abbiamo pensato che questo fosse il modo migliore per ricordarla, premiando e incoraggiando chi come lei coltiva questa grande passione, come tutti voi, cioè la scrivere. Scrivere e dire quello che uno pensa, riuscire a metterlo su un foglio, oltre a esprimerlo verbalmente anche per iscritto. Grazie Anna, grazie per aver condiviso con noi il tuo sorriso, il tuo essere gentile e disponibile. Oggi sei qui con noi, così. Grazie. Se vuole la sorella magari venire qua, grazie gentilmente, e lo consegna a lei. Grazie mille. Allora, il premio che noi abbiamo pensato di dedicare è alla Ornella Pica. Con immenso piacere, grazie. Io so che siamo noi. Io che siamo. Allora, forse finalmente ho capito perché se mi guardo allo specchio mi riconosco e mi piaccio, mentre se mi fanno una foto cerco mille pretesti per scattarne un'altra e un'altra ancora, alla ricerca infinita di una me stessa che mi somiglia. Lo so, sono sempre io, ma sono diversa. La foto è un'immagine priva di quel qualcosa che percepisco nello sguardo riflesso dallo specchio, quello sguardo privo di veli che trasmette subito felicità, ansia e tristezza. Quando mi guardo non vedo solo le mie emozioni, o me così come sono ora, ma scorgo tutte le altre me che si sono avvicendate nel corso della vita. Vedo la bimba piagnucolosa, capricciosa, la ragazzina piena di curiosità e di aspettative, la donna felice e soddisfatta, la sofferenza, le rinunce, ma anche le gioie. Se poi guardo meglio, con maggiore attenzione, scorgo qualcosa che mi ha lasciato mamma e anche nonna. Percepisco di essere il frutto di una moltitudine di donne, il mio essere, la mia sensibilità, la mia voglia di vivere, non è solo mia, ma è anche loro. Ed io sono qui per testimoniare che la loro vita, che ha generato vita, non è stata sprecata, che qualcosa di loro è qui, in questo momento sta scrivendo, che le pensa ed è grata per il dono che ha ricevuto. Non sono sola, non sono mai stata sola. E soprattutto non sarò mai sola, perché io sono loro e loro sono me, io che siamo noi. Sì.
passiamo quindi alla premiazione. Ci sono due classificati al terzo posto, quindi con pari merito, ed è Valentina Cocuzza con il racconto La mia nonna. La motivazione che la giuria ha dato per la premiazione è la descrizione affettuosa di una figura femminile un po' speciale. Prende sempre il sopravvento. L'altra terza classificata è Laura Gilardi con il racconto Fatti la camomilla. Motivazione: la capacità di esprimere la gioia ma anche le difficoltà quotidiane nell'essere madre con tenerezza ed ironia e d'avere più un figlio che ti porta. Ecco, capirete perché il fatto è una camomilla. Esatto. La rivoluzione industriale è quando nascono le fabbriche che usano i motori e le macchine invece del lavoro dell'uomo. Nella sostanza ci siamo, anche se la forma potrebbe migliorare, dico al mio primogenito che mi scruta, sperando che la tortura finisca e che lo lasci scappare a giocare alla PlayStation. Piego una salvietta e delle calze e decido di essere magnanima. Con un cenno del capo lo libero. Non faccio in tempo a rifiatare che ecco arrivare il piccolino con l'ultimo lavoretto fatto all'asilo. Mi tira per la manica e pretende che gli dia ascolto. Guardo la pila della biancheria ma non riesco a resistere ai due occhioni dalle lunghe ciglia in attesa. Lo prendo in braccio e mi accingo a fargli raccontare per bene come ha creato il suo capolavoro. Passa solo qualche minuto e veniamo raggiunti da Rosanna. Mamma, mi sussurra. Ho un po' di mal di pancia. Fatti la camomilla. La risposta mi esce d'un fiato. Non so come sia possibile, o forse lo so troppo bene. Rosanna è già così donnina di casa che spesso mi dimentico che ha solo 9 anni. Senza tante storie va infatti a riempire il bollitore elettrico. Le 23 arrivano in un soffio. Caccialetti maschi, i soliti tiratardi, mentre Rosanna è già sotto le coperte a dormire tranquilla. Arrivata in camera da letto, trovo un suo biglietto. Grazie mamma, perché ci sei sempre quando sto male. Ti voglio tanto bene. Se non sapessi che è la bimba più dolce del mondo, penserei a una colossale presa in giro. Scuotendo la testa, io e il mio senso di colpa ce ne andiamo finalmente a letto, dopo uno sguardo quasi invidioso all'essere russante che, mi ha detto, occupa l'altra metà della mela. Allora, seconda classificata, Ilaria Enking, con il racconto Io, Ilaria e la voglia di un futuro migliore. Motivazione per la capacità di rappresentare le difficoltà ma anche le opportunità dell'essere donna in modo così chiaro pur essendo giovanissima. 13 anni. Ilaria e la voglia di un futuro migliore. Io sono Ilaria, una ragazzina di 13 anni, tra qualche mese 14, e la mia avventura dell'essere donna sta cominciando adesso. Posso dire che sono una donna in formazione. Mi piacerebbe raccontare il mio punto di vista sull'essere una donna in formazione oggi. Mi guardo attorno e vivo una sensazione di rabbia per le ingiustizie che vedo e che sento, rivolte alle donne. Dopo tante lotte fatte dalle donne, sembra tutto andato perduto. Ai miei genitori ho spesso chiesto perché in Italia non ci fosse mai stata una donna primo ministro. Perché lo stipendio tra donne e uomini è diverso? Perché se una donna è dottoressa viene chiamata signora e se invece lo è un uomo viene chiamato dottore? Perché nei libri di scuola si parla dell'uomo e non dell'essere umano in generale? E perché se mia nonna lavorava, una volta sposata ha smesso? I miei genitori mi hanno sempre educata al rispetto della mia persona, del mio essere donna. E mi chiedo perché le altre donne non si lamentino dei principi di parità che si stanno perdendo. Perché non fanno niente per migliorare la situazione? Dopo tutte le battaglie che sono state fatte anche per la nostra autonomia, per la nostra indipendenza, non mi sembra giusto fare finta di niente e lasciare che la società ci trascini lontano dagli ideali di parità tra i sessi, che non è stata ancora pienamente raggiunta. Non dobbiamo dimenticare quello che è successo, non dobbiamo dimenticare che nel Medioevo le poche donne che cercavano di inserirsi nella società venivano bruciate e quelle nell'Ottocento che lottavano per i propri diritti venivano arrestate.
arrestate. Dobbiamo cambiare le cose e lo si può fare solo se si è tutti d'accordo che ciò che conta è l'essere umano. Io, Ilaria, voglio che essere donna diventi un'avventura meravigliosa. Quanto la prima? Chi è? Chi è che non è stata chiamata? Quindi, la prima classificata è Tiziana Robbiani. Capacità di esprimere sentimenti ed emozioni legati all'esperienza della femminilità. Io, due lettere sono nulla, ma contengono il tutto. Sono una donna, sono un mondo, sono unica, sono tutto il contrario di tutto. Sono un contenitore di sensazioni, sentimenti, umori e pensieri. Mi guardo indietro, che bella avventura ho vissuto. 68 anni attraversati cavalcando un fragile surf sulle onde di un oceano burrascoso. Madre, in grado di dare la vita e trasmettere la forza vitale ad una nuova donna a cui si è aperto un cammino, scusate, pieno di ostacoli, ma che non si è mai arresa. Ho accarezzato le stelle con l'anima quando mi ha chiamato mamma e sono stata in paradiso quando mi ha detto: mamma, io sono una donna felice. Ho camminato molto, scendendo negli abissi più profondi di me stessa e risalendo sulle vette della mia esistenza. Ho cercato ogni giorno di essere migliore, a volte ho fallito. Sono caduta, ma mi sono sempre rialzata. Ho ingoiato sofferenza e terrore quando il cancro ha violato il mio corpo e invaso la mia mente facendomi vacillare. Ho cercato di amare sempre, per prima e senza condizioni. Mi sono immersa nei colori, mi sono lasciata abbracciare dalla musica che ha fatto vibrare il mio essere. Ho cercato di fermare la bellezza dell'attimo con la macchina fotografica per renderlo immortale. Ho sempre avuto due fari sul mio cammino. Dio, che non mi ha mai abbandonato, e mia figlia, che mi ha sempre ricordato la bellezza della vita con il suo sorriso. Ora che ho molto più tempo alle spalle di quanto ne abbia davanti, mi viene spontaneo ringraziare per tutto ciò che ho vissuto. Sono viva. Continuerò a lottare. E come la fotografia ha bisogno del buio per poter acquistare consistenza, così io attraverserò ancora il buio per rinascere ogni giorno fino a fondermi con la luce infinita. Chiedo un attimino di pazienza perché volevo illustrarvi un'iniziativa che è in corso da parte dell'amministrazione in collaborazione con un gruppo di... Venga Laura, non c'è, non l'ha trovato? Con il gruppo contro la violenza sulle donne, quindi abbiamo lanciato questa iniziativa, un concorso, no, ce n'è uno piccolino, Laura, appeso dove c'è tutte le bacheche, c'è una 4, e abbiamo lanciato questo concorso perché abbiamo su loro forte sollecitazione, devo dire, perché hanno riscontrato che anche nelle nome delle vie sono quasi tutte al maschile. Quindi il nome delle vie nel femminile, ad esempio a San Giuliano, sono solamente il 3%. Sì, questo è quello che ci avete riferito ed è effettivamente così. Quindi abbiamo lanciato questo concorso, prima abbiamo chiesto alle scuole di aderire, quindi fare tutto un percorso all'interno con
le direzioni didattiche, con il corpo docente, e devo dire che non ha avuto un grandissimo riscontro, probabilmente forse anche perché è un argomento non facile da gestire e quindi è abbastanza impegnativo. Al che allora con il gruppo abbiamo deciso, perfetto, grazie, abbiamo deciso di allargarlo a tutta la cittadinanza. Quindi questo concorso è aperto, intitolerei una via di San Giuliano a una donna, quindi indicando poi la motivazione, quindi non solo la via comunque, perché abbiamo tantissimi spazi senza nominativi. Può essere un parco, può essere un'area gioco, abbiamo la scuola di Sesto Uteriano che non ha un nome, quindi ci sono parecchie realtà dove potremmo dedicare queste cose. Quindi vi chiediamo chi volesse partecipare di presentare le vostre domande entro l'8 giugno di quest'anno. E poi verrà fatta una premiazione nel corso della festa del paese, quindi nel mese, la prima domenica di ottobre. Comunque sul sito è tutto ben specificato, c'è il regolamento, c'è tutto. Chiedo gentilmente, cortesemente, partecipiamo. Questo era, vuoi dire tu due parole a nome del gruppo? No, grazie. No, dai, mentre riprende gli facciamo dire due parole. Non posso. Vai, te lo tengo. No, dai, sono veramente contenta di questa opportunità, perché abbiamo appunto riscontrato, ma sulla scia comunque dei comuni limitrofi che lo stanno anche loro, a San Giuliano le vie intitolate a una donna e una, via Ada Negri, e a Milano il 3%. E quindi ci è sembrato giusto, in un periodo in cui si parla esclusivamente quasi di femminicidi, di violenza sulle donne, o comunque pensare un po' alle donne, perché come mi è piaciuto tantissimo il racconto della ragazza, le donne purtroppo sono proprio sempre all'ultimo posto. Grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Chiudiamo con un ringraziamento all'Avis, che è qua, che sono le nostre donne dell'Avis, sono qua presenti e vi offrono un piccolo riflesso in questo bellissimo momento. Grazie a tutti. Foto ricordo con tutte le partecipanti, per cortesia.